Buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo insieme la domanda per il bonus idrico. Vedremo come si fa a compilare attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Giusto per ricapitolare un po' tutto, il bonus idrico è stato prorogato per il tutto il 2023. La domanda potrà essere presentata dal 1 gennaio al 28 di febbraio del 2024 e riguarderà le spese sostenute nel 2023 per aggiornare e sistemare la rubinetteria o comunque i filtri o altri sistemi che permettano un miglioramento dell'utilizzo dell'acqua potabile all'interno dell'appartamento o della struttura. A chi è rivolto? Principalmente a privati per la propria abitazione, ma può coinvolgere anche altri soggetti, imprese, soggetti che fanno un'attività di lavoro autonomo, gli enti del terzo settore, gli istituti religiosi. I limiti, per quanto riguarda i privati, i limiti di spesa sono stabiliti a 1.000 euro, mentre per le attività invece commerciali il limite di spesa è più alto ed è posto a 5.000 euro. Lo Stato riconosce un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per i limiti che abbiamo appena detto. Bisogna avere a prova la documentazione che è data dalla fattura che abbiamo sostenuto e i pagamenti devono essere tracciati. Non vale, mi raccomando, il pagamento per contanti. A questo punto veniamo alla presentazione della domanda in modo concreto. Accediamo al sito dell'Agenzia delle Entrate, scegliamo l'opzione area riservata. A questo punto, per poter andare avanti, accetta selezionati. Accedi alla nuova area riservata. A questo punto si può scegliere di accedere o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica, col CNS o le credenziali, a seconda se siete a intermediari. Ovviamente io accedo per comodità con lo SPID. Allora, una volta eseguito l'accesso, il sistema dell'Agenzia delle Entrate ci riconosce. Andremo a scegliere in basso a destra servizi. Una volta selezionato servizi, tra le varie categorie andremo a scegliere quella delle agevolazioni. Scegliere, ci sono diverse agevolazioni, quella che non interessa in questo caso è il credito d'imposta per il miglioramento dell'acqua potabile, cliccheremo e avremo diverse opzioni, sia richiedi per te che richiedi come tutore, io essendo un intermediario ho anche questa opzione per presentarla per conto terzi, naturalmente voi ne avete queste due, scegliamo richiedi per te. A questo punto il sistema ci porta sul portale della comunicazione per la richiesta del credito d'imposta per l'acqua potabile. Abbiamo a disposizione la scelta di predisporre la comunicazione che vedremo a breve e anche la predisposizione per la rinuncia della comunicazione trasmessa qualora ci si accorgesse di aver commesso qualche errore nella presentazione della domanda. Scivolando si può trovare anche l'opzione della visualizzazione degli invii effettuati per controllare a che punto è la domanda, accettata, rifiutata, eccetera. Ma veniamo alla predisposizione della comunicazione. Clicchiamo, il sistema ci obbliga a scegliere di aver letto tutte le varie opzioni del trattamento dei dati personali, eccetera. Prosegui. Il sistema naturalmente predispone già il codice fiscale del dichiarante perché essendovi loggati con lo SPID o con le altre vi riconosce. Si va avanti con acquisisci dati. A questo punto arriviamo alle spese agevolabili. Dobbiamo inserire naturalmente il totale della spesa. Metto 1.000 euro, 1.000 euro della spesa sostenuta. E in automatico il sistema ci dà il credito d'imposta che ci può spettare. Come sappiamo, il 50% fino a un massimo di spesa di 1.000 euro per quanto riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo, mentre per coloro i quali invece lo richiedono per le attività commerciali, e qui ci possono essere anche enti del terzo settore, istituti religiosi, coloro che svolgono attività di impresa, arti e professioni,
La cifra agevolabile è sempre il 50% di credito d'imposta, però su un limite di spesa massimo di 5.000 euro. A questo punto andremo a compilare anche i dati catastali che sono obbligatori e che potete trovare in una vostra visura camerale, col codice comune Firenze, in questo caso di 600, e mettiamo i dati del foglio, della particella e del subalterno qualora ci sia. A questo punto andremo avanti, aggiungi spesa. Il sistema fa una sorta di riepilogo su quello che abbiamo inserito. Abbiamo commesso un errore? Cliccheremo rimuovi e ricompileremo da capo. Altrimenti il credito d'imposta che ci può essere riconosciuto sono 500 euro. Andremo avanti su acquisisci dati. A questo punto abbiamo il terzo step, quello dell'invio. Compilazione e invio. Ci ripercorre quello che abbiamo compilato, la data di compilazione. Dovremo mettere il flag su firma, che sarebbe la sottoscrizione della domanda, e suggerisco prima di stamparne una copia e poi di effettuare l'invio dell'istanza. Io ovviamente non faccio l'invio perché non ho niente da poter richiedere come miglioramento credito d'imposta per il miglioramento dell'acqua potabile. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete delle domande scrivetemi pure. Ciao!